Tempo pasquale, settima settimana, venerdì. Siamo in mezzo all'azione dei potenti della terra in ogni epoca. Allora per Paolo, finché arrivarono a Cesarea Marittima il re Agrippa, la moglie Berenice e il procuratore di Cesarea, Festo, presenta il caso di un tale di nome Paolo che lui tiene sotto controllo lì a Cesarea perché è accusato dai suoi correligionari, i giudei. Si parla di un certo Gesù. Lui, Paolo, lo dice ancora vivo, gli altri dicono che è morto. Paolo resterà così, sotto controllo del procuratore romano a Cesarea. 2 anni. Certo, in un luogo pregiato e di lusso, il grande palazzo costruito lì a Cesarea da Erode, ma 2 anni. Però poteva parlare con i suoi amici, parlava anche con la moglie del re Agrippa. Paolo non desiste e attende per 2 anni che venga condotto a Roma. Si è appellato a Cesare. A Roma, Cesare, così chiamato, era l'imperatore Nerone, che governerà negli anni 60, per cui e Pietro e Paolo verranno uccisi in quella città dell'impero, Roma. Nel Vangelo siamo di fronte all'esame più vero. Il vero nostro esame è sull'amore, l'amore di Dio. Gesù che domanda per 3 volte, Simone, io, tu siamo Simone, mi ami, mi ami, mi ami. L'amore pieno è nel pieno sacrificio, nel dono, l'offerta totale, l'olocausto di sé a Dio, è il sì a Dio, un sì cristiano, un sì mariano. Siamo tutti così immersi nel mistero pasquale, sofferenza, passione, morte e risurrezione di Gesù. Maria, pienezza in lei del mistero pasquale, è immersa nel suo figlio, in Dio, Gesù. Dio si è fatto carne in lei, lei è tutta in Dio. Mistero pasquale, mistero mariano.